Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, questo video è girato da un nuovo smartphone Samsung. Scrivimi sotto e dimmi secondo te che smartphone è. Guarda la qualità, ragazzi, guarda la qualità. Finalmente, ragazzi, sono riuscito ad avere un buon smartphone. Uno degli ultimi, ragazzi, vedremo come si comporterà per le foto, per i video. Alla fine il mio uso esclusivo è per quello, foto, video, live, comunque tutto ciò che è multimedia, ok? Comunque, parentesi chiusa. Oggi, ragazzi, voglio tornare a fare qualche esperimento con il generatore, il mega generatore. Allora ragazzi, come abbiamo visto nel passato video, ho fatto una prova sia con il trapano che poi manualmente con una barra, però purtroppo il test non è andato a finire bene perché appunto né l'avvitatore né io a girare ho abbastanza forza e velocità e torque, quella che loro chiamano torque, proprio la coppia giusta che serve per far ruotare questo generatore ed arrivare a potenze alte. Bene, chiusa questa altra parentesi, vi dico che oggi ho montato questo bestione. Questo, ragazzi, è il nostro Blue controller per turbina eolica 2 kW con ingresso 3 cavi e uscita batteria. Ragazzi, una cosa che non mi è piaciuta, che però comunque l'andrò a sistemare, è che dal mio fornitore di fiducia non avevano il cavo batteria colore nero, l'ho dovuto prendere rosso, tutto rosso, e in questo momento mi ritrovo ad avere sia il positivo che il negativo di colore rosso. Ma non demordiamo, ho trovato la soluzione. Ho una guaina termoretraibile nera bella lunga di 2 metri. Andrò a inserirla dentro, in esterno a questo cavo, così da ricoprirlo con questa guaina, e così anche per normative, per sicurezza, come anche questa, vedi, dell'inverter nero-rosso, anche questa la voglio nero-rosso. Bypassiamo il problema, ragazzi, mettiamo quello e abbiamo nero-rosso. Perciò, regolatore connesso alla mia batteria di accumulo, che come vi avevo detto questa verrà caricata solo ed esclusivamente tramite lui, ok? Fusibile di protezione, andiamo ad allacciare. È partita la ventola. Ragazzi, questo mostro ha, se non ricordo male, 2 più una sarà qua sotto, comunque 3 ventolone enormi. Un display dove mi dà tutte le informazioni sulla turbina, ok? C'è anche una piccola icona che si muove dal momento in cui che capta, ok, voltaggio produzione, ok? Dal momento in cui lei inizia a girare, qui quest'icona si muoverà, ti dice che la turbina sta girando. Tramite i menu posso andare a vedere il voltaggio batteria, posso andare a vedere l'amperaggio, perché ragazzi, un modello simile a questo è anche provvisto di funzionamento ibrido, cioè sia solare che fotovoltaico. Personalmente non trovo utile avere un ibrido, però comunque va bene. C'è chi può montare 2 pannelli, ma ragazzi, alla fine io i pannelli e l'inverter buono per i pannelli ce l'ho. Io l'unico utilizzo di questo sarà per la turbina eolica. Comunque abbiamo ampere della turbina, abbiamo watt della turbina, abbiamo voltaggi della turbina e abbiamo voltaggio della batteria. Ok. In più ho connesso anche questo contachilowattora che giornalmente mi andrà a contare
quanti kilowattora io ho prodotto con la mia turbina eolica. Per gli interessati alla turbina Fox 2000, sappiate che sono disponibili i cataloghi, sono disponibili i listini prezzi grazie allo sponsor. Ragazzi, potranno essere a casa tua in una manciata di settimane, spedizione gratuita all'inclusive. Parliamo di due modelli, modello da 3,20 m totale o 2,90 m, due varianti. Se hai uno spazio disponibile, diciamo un po' strettino, puoi mettere quella da 2,90, anche se la differenza è poca, però sai, c'è chi dice voglio risparmiare qualcosa economicamente e voglio prenderla un po' più piccola, va bene, puoi farlo, prendi quella più piccola da 2,90 m. In alternativa c'è la grande, la mia, che vedremo più avanti, è la 3,20 m, è la più grande di tutti, con pale più grandi di tutte, è 3,20 m, ripeto. Oggi per fare questo test così alla veloce ho preso questo della Parkside, l'ho adattato. Questo è un miscelatore ad alto numero, non alto numero di giri come può essere un abitatore, un trapano. Questo va a forza, a coppia, ok? Coppia. Grazie a questo sono riuscito ad arrivare a circa 200 watt. Tu mi dirai, Fox, ma non è poco? Sì, ragazzi, è poco, perché purtroppo non è bloccato, non ce l'ho fermo. Questo dovrebbe essere bello fermo, fermo, ok? Bloccato, che non possa cadere, e poi andare al massimo e lì ti farei vedere che arriviamo a un kilowatt. Arriviamo a un kilowatt e mezzo, non lo so se riusciamo ad arrivare a 2 kilowatt, perché anche se il motore è più grosso e le ruote dentate fanno sì di avere molta più coppia, però ragazzi non è come se ci fosse vento sbattuto in 3 metri di pale. 3 metri di pale fanno sì di avere una forza, una coppia tanto 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 alta, e grazie a quello lui ti permetterà la produzione di energia elettrica anche con poco vento. Anche questo, ragazzi, tra parentesi, lo andremo a vedere più avanti. Perciò per fare la prova, ragazzi, io faccio cosa? Io prendo questo, lo giro così da fare perno sul box batteria e non farlo ruotare su se stesso, e poi ti faccio vedere come mi sono inventato questo. Ok, tengo con un piede, con una gamba, e vado a cliccare avvio. Ok, così siamo al minimo, ok? Questo è il minimo numero di giri, e in questo momento c'è una produzione di 16 volt, ok? 16 volt. Vado ad aumentare, ora 20, ok, ci sono picchi di 20 volt. Vado ad aumentare la velocità, salgo a 2. Si muove tutto, ragazzi. 42 volt e ancora non è in produzione, eh? 42 volt e ancora non è entrato in produzione. Perché? Perché deve superare il voltaggio batteria. Io in questo momento ho 47/48 volt del voltaggio della mia Life Pio 4 48 volt, ok? Vi metto più vicini, vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, metto qui, vediamo se riesco a farvi vedere il display. Zoom. Ok, zoom e messo a fuoco, bella risoluzione, eh?
Anche bel zoom, ragazzi, sono a 3x in questo momento. Vediamo di farvi vedere il display. volt, 45, 46. Se vado a salire, andate a guardare anche l'altro voltmetro. Ok, dal momento in cui io riesco a superare qui il voltaggio, su questo comparirà, torno indietro con lo zoom, su quell'altro mi comparirà gli ampere che vanno dentro la batteria. E infatti guardate qui, vado a velocità 3, ok, e vi faccio vedere come inizia la produzione e come ricarica la batteria. Ok, 1, 2, via, 4 ampere, 50 volt in questo momento con 206 watt. Ok, potevo salire di un altro punto, però ragazzi, guardate cosa è successo. La forza, guardate cosa ha fatto. Mi ha stortiato, come te lo faccio vedere così, si è fatto storto questo. Guarda, mannaggia. Cioè, guarda che forza ci vuole per farlo girare. Cioè, se teneva, sicuro che arrivava a 1000 watt, e stiamo parlando di velocità 1, 2, forse la terza velocità. La terza velocità, con la terza velocità, non so quanti RPM equivale, però diciamo pochi, ragazzi, perché non è che gira così tanto forte questo, va sempre a potenza. Niente, ragazzi, dal controller, dall'inverter e dalla turbina di Fox è tutto. Se vi serve informazioni, se volete accedere agli ordini di gruppo, sappiate che vi posso aiutare. Contattatemi in email. Ciao ragazzi, a tutti, al prossimo video.